attento per non cadere. Nei giorni successivi, quando mi avvicinavo al punto, facevo tintinnare i segni. Era il nostro segnale. Ciao a tutti, sono Gabriele Picco, sono qui per presentare il mio romanzo Cosa ti cade dagli occhi. Si tratta di una fiaba metropolitana in cui sono in gioco le vite, i sentimenti, le emozioni di diversi personaggi i cui destini si intrecciano misteriosamente e magicamente tra loro. Prima di mille altre, che è questo meraviglioso posto che è Capo di Lucca, con un torrente che scorre veramente impetuoso e ci accompagna allegramente. Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. Considero valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi che esista un creatore. Molti di questi valori non ho conosciuto.